Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Riprendiamo da dove ci eravamo salutati con Death Stranding. Oggi è bomba così. E Sam si risveglia sempre. Ehi Sam, sono io. Nella tua stanza? Scusa, non volevo spaventarti. Dove mi trovo? A est della pozza di Catrame, nella tua stanza. Ringrazia Amelis se sei in salvo. Lei dov'è? Non lo sappiamo. Non è ritornata a est? No, ma dopo averti visto così, ha contattato il QG e ha lasciato un messaggio. Cosa diceva? Voglio finire quello che Bridget ha iniziato. Nient'altro, e poi è sparita. Bridget, io l'ho vista sulla spiaggia. Sam, per favore. Tu stesso hai bruciato il corpo, ricordi? Può essere rimasta sulla spiaggia, è impossibile. Neanche sulla spiaggia di sua figlia. Controlla i registri, ce li avete, giusto? Mi dispiace, non è rimasta traccia. L'unica traccia che rimane è quella nella tua testa. Ti ricordi qualcos'altro? C'era anche quel tizio, Cliff. A Die Hardman in ostaggio. Il direttore? Allora a questo ci credi? Beh, questo spiegherebbe come mai non si fa vivo da un bel po' di tempo. Ho sempre sospettato di lui. Ma adesso sto cominciando a farmi un'idea diversa della situazione. C'era qualcosa che non mi quadrava, capisci? Abbiamo sempre agito dando per scontato che Higgs controllasse Cliff. Ma questa ipotesi non è corretta. Perché Higgs non c'è più e Cliff rappresenta ancora un problema. Credi che Cliff sia la mente di tutto? Sì. Forse è lui che tiene Amelie e il direttore in ostaggio sulla spiaggia. Allora è lì che andrò. Ehi, un momento. Dov'è Fragile? È al sicuro qui con noi. Ma finché tu rimarrai laggiù, lei non sarà in grado di mandarti sulla spiaggia. Cosa? Devi capire una cosa, Sam. Mentre eri svenuto, la situazione è cambiata, è parecchio. Ti spiegheremo tutto, te lo prometto. Ma prima devi riposarti, d'accordo? Ma che riposarmi? Torno su quella spiaggia. Quindi neanche lui ha bisogno di riposare, secondo te? Quindi luce non è la visione che abbiamo visto alla fine dello scorso episodio. Oh, ma quasi ha attaccato lo sbadiglio anche a me. Vabbè ragazzi, io ho un sacco di domande da farvi, soprattutto perché voglio assolutamente sapere la vostra. Sam, tu ci hai aiutato a estendere la rete chirale da costa a costa e hai affrontato Higgs, il nemico numero uno delle UCA. Non saremmo arrivati a questo punto senza di te. Ma c'è ancora un'altra cosa da fare. Noi dobbiamo nominare un nuovo presidente e instaurare un governo operativo. Solo così l'America sarà di nuovo unita. Risparmiati queste stronzate per chi ci crede. Io ho fatto la mia parte. Fanculo l'America. Abbiamo problemi più gravi. Ti capisco, Sam. Il governo è l'ultimo dei nostri pensieri, ora come ora. Cliff ha rapito Amelie e quindi potrebbe esserci ben poco da governare nel prossimo futuro. Semmai ci sarà un futuro. E perché ce ne stiamo qui con le mani in mano? Non mi importa che cos'è, andiamola a riprendere. Hai ragione. Se salviamo Amelie, eviteremo anche la sesta estinzione come conseguenza. Ma niente sarà possibile finché tu non farai prima ritorno a Est. Non saremo noi a ordinarti di farlo, ovviamente. Ma credimi se te lo dico, non c'è nessuna alternativa. Sam, manchi solo tu qua giù. Fragile ci ha riportati al quartier generale. Ti senti bene? Oh, mai stata meglio. Trasportare così tante persone in così poco tempo è una novità. Mamma? No, Lochne. Sì, ci sono anch'io. Ho pensato di dare una mano. Noi ti stiamo aspettando, Sam. Non ci penso proprio a rifare tutta quella strada fino alla... Dai, Fragile. Sono pronto. Non posso, Sam. Non solo perché sono a pezzi. Non è più sicuro spostare persone passando dalle spiagge. I picchi chirali sono diventati più frequenti. Forse perché abbiamo esteso la rete a tutta la nazione ormai. Ci sono troppe spiagge nello stesso luogo. I cavi si intrecciano e così via.
Puoi vederne anche tu gli effetti sulla stessa rete. Per come stanno le cose, è troppo rischioso saltare da una spiaggia. E se raggiungessi una spiaggia, non si può sapere dove finirei dall'altra parte. E potrei rimanere bloccata laggiù. Perciò non posso neanche venire da te. Ma se io arrivassi all'entrata della spiaggia, potrei riuscire a portarti laggiù. Le spiagge, in fondo, sono sempre dove erano. Posso confermarlo di persona. Quindi sì. Credo che dovrai rifare tutta la strada fino a qua. Una volta arrivato, ti prometto che ti porto da Amelie, subito alla sua spiaggia. Tra voi due esiste davvero una connessione speciale. Il tuo acchiappasogni, il suo Kipu. Non sono affatto dei ciondoli. Sono totem, unici e insostituibili. Oggetti che incarnano i ricordi comuni. Le facce di una moneta. Il costo d'ingresso per entrare alla sua spiaggia. Gli acchiappasogni sono una tradizione dei nativi americani, della tribù Ojibwe, per la precisione. Si diceva che respingessero gli incubi e alterassero i sogni. Se le Dunes sono un dono che Amelie ci ha fatto, il suo sogno per un futuro, allora forse il tuo totem è un invito a cambiarlo. Una sfida a scovare la speranza in mezzo a tanta disperazione. In attesa che tu ritorni, cercherò sulla spiaggia Amelie e il direttore. Dubito che i miei legami con loro siano forti, ma provarci è sempre meglio che non fare niente. E io cercherò nei registri per trovare qualcosa su quei tre. Magari esiste un collegamento tra loro. Ti aspettiamo, Sam. Ritornare a casa è più facile, sai? Torna presto a Est, conosci già la strada. E quando arriverai... Oh... Oh. Chi prima arriva? Allora, devi uscire di là e poi andare sempre a est, verso Lake North City. Non hai carichi da consegnare stavolta. O meglio, il carico sei tu. Questa è la missione. Ok, ragazzi, qui la situazione... è sempre più complicata. È successo qualcosa in nostra assenza mentre dormivamo. Io, ragazzi, qui ho i miei dubbi, perché Bridget è sulla spiaggia, l'abbiamo vista. Addirittura Die Hardman, ragazzi, era contro Bridget stessa, gli ha detto: tu dovevi ricostruire l'America, non mandarla allo sfascio. Sostanzialmente ha provato a sparargli, ma è intervenuto lì Cliff. E intanto guardiamo pure incubi e ricordi. Che mi avete chiesto di farvi vedere le statuette? Che minchia è sta roba? Vai al campo di battaglia. Ah, posso ritornare lì? No, beh, cioè in realtà non so che succede, ma lo farò in un altro momento. Non è questo il momento. Dobbiamo andare a Lake North City, che è lontanissimo, e ce lo dobbiamo fare tutto a piedi, ovviamente. Quindi immagino, ragazzi, che lo farò in vostra assenza, quindi bando alle ciance. Questa puntata dobbiamo solo fare teorie e trovare soprattutto le risposte. Quindi vado velocemente, non c'è il salto. Lì forse mi faccio qualche secondaria e ci aggiorniamo dopo, ok? Sì. Aspetta. Vediamo se è un nuovo ricordo. Ah, perché tra l'altro, ragazzi, quel John che abbiamo visto era proprio Die Hardman. Che spettacolo questo gioco, ragazzi. Che spettacolo. Un bambino speciale. Un vero prodigio. Eccolo, quello lì. Ideale. Sì, altrimenti sarà un sacrificio. No! Un pilastro. No! Un po'. No, ragazzi, ecco che era la donna con la maschera. Die Hardman, episodio di... No, vabbè, ragazzi. No, vabbè, non c'ho parole. Era Bridget. La stessa Bridget che, secondo i documenti, aveva interrotto le ricerche su BB. E invece no. La donna con la maschera. No, vabbè, ragazzi, non ci posso credere. Dai, che giocone. Io, ragazzi, tutto immaginavo. Intanto ci arriva una chiamata, ma non questa. Sam, sono Hartman. Dimmi. Ti avverto che la densità chirale nelle regioni predisposte allo stranding è aumentata notevolmente. È colpa della spiaggia.
Le CIA attirate dal nostro mondo in queste circostanze potrebbero comportarsi in modi imprevedibili. Ok, infatti ragazzi, vedo che piove un po' di più. Allora, ci sarebbe una cosa che voglio fare. Però non vi... scusate il momento ruttino, eh. Però non vi voglio dire ancora niente, perché magari è una buttanata e tanto la farò in vostra assenza, perché si va lontano, non c'ho niente in pratica, quindi sarà una bella attraversata in mezzo alle CIA. Però ragazzi, se ci riesco, vi aggiorno. Intanto ci becchiamo alle... City. Mi ricevi? Ho indagato su Clifford Unger e volevo farti sapere che cosa ne penso. In breve, Unger era un agente delle forze speciali USA. E il suo congedo coincide all'incirca con il Death Stranding. Dopo il congedo è rimasto coinvolto in qualche modo nei primi esperimenti con i BB. Tuttavia, è morto prima che finissero. Sebbene le circostanze della sua morte non siano del tutto chiare, sospetto che questi suoi campi di battaglia siano sostenuti almeno in parte dai suoi persistenti legami emotivi. Rabbia, rancore, rimorso. Sono convinto che sia coinvolto negli esperimenti con i BB. Di questo sono sicuro, visti i suoi tentativi di rapire Lou. Cliff sembra intenzionato a riprendersi il nostro BB come se ciò gli restituisse la sua integrità. Una motivazione tale che non solo è stato in grado di ritornare dagli abissi dell'inferno, ma anche di portarsene dietro una parte. Una cosa è certa, non è sicuramente una CIA. Dobbiamo scoprirne di più sulla sua morte e sul suo legame con gli esperimenti con i BB. Continuerò a indagare e ti terrò aggiornato, Sam. Crederai alle cose che ho scoperto. Si tratta degli esperimenti con i BB, del loro vero fine. Stando ai documenti ufficiali, proseguirono in segreto per ordine della presidente Strand. Apparentemente con lo scopo primario di sviluppare dei rilevatori di CIA e prevenire le voragini. Ogni progresso nel campo delle comunicazioni chirali o nella ricerca scientifica sulla spiaggia era considerato puramente secondario. Ma questa storia era solamente una copertura. La verità è, Sam, che in origine i BB dovevano essere catalizzatori per far funzionare la rete chirale. Furono integrati nelle infrastrutture delle Not City proprio per quel motivo. Ogni città che hai portato dalla nostra parte. Probabilmente fu proprio Amelie a installarli mentre andava verso ovest con la prima spedizione, portando avanti il piano di sua madre, compiendo un sacrificio dopo l'altro, in nome del progresso. La presidente Strand disse al popolo ciò che voleva sentire e fece ciò che riteneva necessario, così da riunire tutta l'America. Ma mi chiedo se il prezzo da pagare non sia stato la sua anima. La rete chirale è la nostra più grande invenzione, ma è anche il nostro peccato più abominevole. Non so davvero descrivere cosa provo. Forse sapendone di più di Cliff e degli esperimenti con i BB potremmo giudicare meglio. Mi farò vivo. Ehi Sam, vedo che sei quasi arrivato a Lake Knot. Tieni duro! Facciamo tutti il tifo per te, finisci il lavoro e torna a casa. A ogni modo, ho fatto dei progressi in quella nostra indagine. Pare che Clifford Unger affidò volontariamente il suo neonato agli scienziati che conducevano gli esperimenti con i BB. Ma lo fece senza sospettare nulla delle loro vere intenzioni. È solo un'ipotesi, ma penso che quando Cliff scoprì i loro piani, cercò di riottenerne la custodia. Non ci riuscì. E il BB rimase all'interno del programma. In tal caso avrebbe tutte le ragioni per provare rancore nei confronti della presidente, la donna che permise tutto ciò. Sei d'accordo? Ma anche se la presidente Strand è morta, non vuol dire che il suo odio sia svanito. No, credo che l'abbia trasferito sulla Bridges. Odia te, Amelie e chiunque sia vicino al direttore. E ora il suo odio lo spinge a scatenare l'evento finale, il Last Stranding, per porre fine al mondo che conosciamo. Altrimenti perché Cliff terrebbe in ostaggio Amelie sulla spiaggia? Sa di certo che è una EE. Non c'è tempo da perdere. Devi salvarla e anche il direttore. Eppure ancora non riesco a capire come abbia fatto a raggiungere la spiaggia di Amelie. Nel loro rapporto ci sono altri segreti. Continua a indagare.
Ragazzi, sono tornato. Adesso parleremo di tutto quello che abbiamo ascoltato nel viaggio. Ero andato un po' FK, ma guardate dove sono arrivato. Questo forse è una cosa super segreta, perché ho completato delle richieste, forse in maniera anche stupida, in questi momenti, perché c'è veramente di tutto di fuori. Ma guardate, è la prima volta che entriamo in un bunker. Vedete tutte queste pizze? Era una secondaria per consegnare le pizze. Guardate che posto è questo. Esatto ragazzi, era l'ufficio, il bunker segreto di X, che sotto mentite spoglie faceva finta di essere, insomma, mi richiedeva gli ordini, consegnargli la pizza. Quindi io per un sacco di tempo gli ho consegnato la pizza, ma lui, vedete, ci spiava, lol. Guardate, era un pazzo ossessionato da Sam. Che c'è scritto? Vediamo un po', ragazzi, se riusciamo a scoprire qualcosa. Questa, ragazzi, non so se è un easter egg, non so se sono il primo... No, vabbè, nel mondo non credo, però insomma, cioè questa è una cosa, ragazzi, clamorosa. Guardate, il suo ufficio, non so che cosa ci faceva con i computer. L'ossessione per l'Egitto, ve l'avevo detto che c'aveva tutte quelle ecco cose fatto. E ho preso un chip di memoria. Guardate, ragazzi, che, cioè, tutto aveva previsto. Tutte foto, anche io che dormo. La maschera del faraone. Io sono la particella di Dio. Fuck Sam. Game over, Sam, quello che ci ha detto alla fine. Vedete, però, è un posto pieno di pizze. E questo qui si fingeva, insomma, un amante della pizza. Era stupidissimo, ragazzi. Dovevo fare una consegna in brevissimo tempo e consegnargli la pizza. L'ho fatto adesso, pure in condizioni sbagliate. E in vostra assenza ho fatto un sacco di secondarie. E qui, ragazzi, lui ci spiava. Seguiva i nostri spostamenti. Un pazzo furioso. Comunque bella sta cosa. Ragazzi, per me è passata un'infinità di tempo, per voi pochi secondi. Ma come potete vedere dalle condizioni meteo, è veramente cambiato tutto. Tutto quanto. Io però stupidamente ho fatto un sacco di secondarie, un sacco di consegne, visto che dovevo arrivare fino al lake. Ho fatto esattamente quello che vi dicevo è divertente per me nel gioco. Cioè, arrivo lì, dico vabbè dai, ci arrivo, prendo il pacco in consegna, vado. E infatti mi hanno i vari prepper, oppure le varie persone che ho incontrato e che ho aiutato, regalato delle cose. Tra l'altro ho sbloccato anche l'esoscheletro probabilmente più potente del gioco, quello di livello 3, quello potente. Poi ve lo faccio vedere. Però, ragazzi, il motivo per cui sto facendo questa cosa prima di andare direttamente a Lake Knot City è perché ho scoperto delle cose clamorose. Vi ricordate quel chip di memoria che abbiamo preso nell'ufficio di Higgs? Bene, ragazzi, conteneva tante cose. Adesso le leggiamo. So che magari per voi può essere una rottura di palle, però fidatevi, ragazzi, che ci spiega chi è X, ma soprattutto che cosa è successo a Sam. Prima era il diario di uno sconosciuto, ci eravamo chiesti ma sarà X, sarà Die Hardman. Bene, ragazzi, era il diario di X. Decimo diario l'abbiamo letta tutti insieme. Bene, ragazzi, guardate qui. Guardate quanta roba c'è. Ci dipinge un quadro un po' diverso rispetto a quello che abbiamo preso fino adesso. E poi, ragazzi, c'è il resoconto di Lucy. Lucy era la moglie di Sam. Questo, ragazzi, vi sconvolge. Però finiamo un attimo il discorso X, così almeno chiudiamo un capitolo. Anche se sono sicuro che molti di voi penseranno: abbiamo sentito gli spari, ma non abbiamo visto il corpo. Solitamente quando succedono queste cose c'è sempre lo swervone. Samantha America Strand, Emily, da quando l'ho incontrata sapevo che era destinata a renderci di nuovo uniti. Mi ha detto che l'avremmo fatto insieme, mi ha perfino fatto il regalo. Un bridge baby. Din 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 din. Il BB che portava X era un regalo di Emily. Quindi loro si conoscevano. E forse vediamo se riusciamo a scoprire perché lui era, insomma, in ginocchio davanti a lei. È una specie di rilevatore di CA, benché sembri un neonato, ma non lo è. Emily dice che è nato sulla spiaggia e che funge da collegamento tra il nostro mondo e l'aldilà. È nato sulla spiaggia? Pensavo che venisse estratto dalle madri. Vabbè, non sono più semplicemente quello che fa le consegne. Sono l'araldo di Emily e del nuovo mondo. Mi ha dato tutto ciò che ho sempre voluto, di cui ho sempre avuto bisogno. E ora sono libero di lasciare andare Fragile. E forse è in questo momento che ha abbandonato Fragile, perché sappiamo che lui collaborava con lei, e ha voluto perseguire questa strada di Emily. Lo Stranding era la sesta estinzione. Ora l'ho capito. Ho capito molte cose. Le voragini, i cadaveri che generano CA, sono tutti aspetti di un singolo fenomeno che esiste solamente per spazzarci via dalla faccia della Terra. Non possiamo fermarlo, è inevitabile. Perché devi sacrificare il poco che ti resta per un futuro che non esisterà mai? E questo l'avevamo capito, che
È inutile, è inevitabile, è ineluttabile. Perché fermarlo? Acceleriamolo. Questo era il suo pensiero. Ho rivisto Emily sulla spiaggia e ho insistito per avere altre risposte sullo Stranding, ma non ha voluto dirmi nulla. Quindi vedete, tra loro c'era un rapporto, un collegamento, ok? Faccio fatica a capire il suo punto di vista. Perché bisogna far finta di ricostruire? Perché bisogna resistere all'inevitabile? Se c'è qualcos'altro in ballo, io non riesco a capirlo. Caro diario, oggi ho fatto esplodere un'atomica su Middle North City. L'ho cancellata dalla faccia della terra. La bomba non l'ho portata io, ovviamente, è stata Fragile ad avere l'onore. E qua, ragazzi, inizia praticamente il racconto di tutte quelle cose che avevamo un po' capito da Fragile, un po' l'abbiamo scoperte. Sam Porter, da dove comincio? Dooms, riemerso, lupo solitario, fratello adottivo di Emily, stronzo. Tanto, ragazzi, fratello adottivo. Stin din 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 din. Segnatevi tutte queste cose, eh. L'impressione che ho è che sia una sociale a cui piace fare il buon samaritano. Come no, anch'io una volta ci ho provato, perché sì, X prima collaborava intanto anche con la Bridges, ma era proprio come noi, cioè un corriere che faceva il giusto, poi ha cambiato idea. Povera piccola Emily, lei gli crede veramente? Pensa che sia in grado di aiutarla a riunificare l'America? Sai che c'è? Più cose vengo a sapere e più mi viene da pensare che lui ci crede veramente. Questo diario avviene subito dopo l'attacco che aveva fatto X a Sam, perché la prima voragine, l'inizio del gioco, vi ricordate, l'aveva creata proprio lui. Sam è ancora vivo, non è bastata una voragine per far fuori un riemerso. Questa cosa non mi va giù. La seconda spedizione è stata annientata, ovviamente, ma Sam sembra ben contento di andare a ovest per conto suo. Quel cazzone è più pazzo di me, o forse è solo disperato. Ancora non capisco come mai ci tiene tanto a riunire il paese. Ho scoperto la verità sul Death Stranding. I poteri di Amelie non c'entrano niente con le Dooms. Lei è l'incarnazione della distruzione, l'angelo del Death Stranding, l'entità estintiva. Quando aveva detto che aveva capito tutto, era proprio questo. Aveva capito che in realtà Emily è quella che potrebbe creare il panico, il last ending, la distruzione totale. Ora capisco qual è il mio vero ruolo. Sono colui che porterà il suo giudizio su questo mondo. L'esecutore della fine. Andiamo a quelli più interessanti, perché qui ci racconta bene o male cose che conosciamo, che sono successe, tipo questo. Sam e Fragile sono riusciti a disinnescare la mia atomica prima che esplodesse, e ora Sam è a metà strada per raggiungere la costa, ma adesso si trova dalle mie parti e i miei amici non molleranno la presa. Lo farò pentire di avermi rotto le palle. Vabbè, non è andata proprio così. Cos'è stata quella tempesta che ha risucchiato Sam? Una supercella? Ho collegato il mio BB un attimo prima di arrivare, ha cominciato a tremare e bah! È andato tutto storto. E c'era qualcos'altro là fuori, qualcosa di veramente, veramente assurdo. Non ho avuto il bisogno del BB per capirlo. Quindi questo, ragazzi, smentisce quello che abbiamo sempre pensato, che X e Clifford fossero in combutta. Anzi, addirittura noi pensavamo che fosse X a comandare Cliff, e invece proprio no, non ci abbiamo capito niente, perché vedete, lui è ignaro di tutto. Ho preso Emily e ora, cazzo, è intrappolata a Edge Not City, circondata da una orda di CA. Non può andare da nessuna parte. No, andrò io a prendermi cura del mio caro angioletto della morte, la mia entità istintiva. Ho grandi piani per noi. Per quanto riguarda te, Sammy Boy, imparerai il vero significato della parola dolore. Oh, questa invece, ragazzi, è la parte forse più importante. Leggete. Benvenuta alla frontiera, Sam. Sei un vero stronzo, ma hai grinta, lo devo ammettere. Mi ricordi un po' me, da quel punto di vista. Anche perché siamo legati ad Emily. Tan 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 tan. A te ha dato la chiappa sogni, a me il Kipu. E invece noi, ragazzi, pensavamo di essere stati noi bambini a dargli il Kipu. Invece Emily ha dato il Kipu a X. Ma non l'hai mai vista in faccia, vero? Non l'hai guardata negli occhi per vedere chi era veramente. Ecco, raga, chi era veramente? Io non capisco se... Scusate, poso tutto. È Emily? È Bridget? Perché sta cosa mi fa pensare che X sa che lei non è proprio Emily. Secondo me Emily è Bridget, non lo so, non ci sto a capire più niente. È ora di aprire gli occhi e annusare le ceneri, Sammy Boy. Capite? Annusare le ceneri. Chi è che abbiamo cremato, ragazzi? Qual è il corpo che abbiamo cremato? Bridget. E ora che faccia vedere a te e al mondo intero la verità che si nasconde dietro allo Stranding. Ti piacerà da matti. Fosse in te andrei a fare un pisolino in un centro logistico. Vabbè, ok. L'ultimo. Ora sei tutto solo. Hai perso tutto. La tua maschera, il Kipu, il BB, tutto quanto. Pensate di avere il potere di essere la persona destinata a guidarli verso l'estinzione? Eppure ecco di qui, solo. A un passo dalla vittoria, dall'oblio perenne, Araldo esecutore, pedina. La particella di Dio? Bah, uno stupido nome per uno stupido coglione. È qui che finisce la favola di X.
Io non so, ragazzi, se è morto o no, perché ho ricevuto un messaggio, vi faccio vedere. Vedete, X, mi porti un'altra pizza? Mio carissimo signor Sam Bridges, sono io, il suo ammiratore e servitore più devoto, Peter Englert, che era il nome con cui chiedeva la pizza. Ma non so perché mi dice X, che mi chiedeva, insomma, di portargli la pizza. E poi ho aperto l'ingresso ai miei alloggi privati. Mi ci sono fiondato, ma il tuo umile servitore, X. E qua, ragazzi, mi è saltato proprio la mosca al naso. Ragazzi, so che vi sto annoiando, però è importantissimo. Ultima, se no skippate, però, ragazzi, vi perdete veramente tanta roba. È il rapporto su Lucy. Questo, ragazzi, è il resoconto sulla voragine che si è aperta quando è morta la moglie di Sam. Leggiamo. La città è stata spazzata via da una voragine. Al suo posto rimane solo un gigantesco cratere. All'inizio si è sospettato di un atto di terrorismo. Ha escluso rapidamente quella possibilità, trovando la causa nel cadavere di una civile lasciata necrotizzare in un'area residenziale. La defunta era Lucy Strand, che era anche tragicamente incinta di 7 mesi. Gli stessi 7 mesi che servono per creare un bb. Sapete che il bb viene tolto dalla madre esanime a 7 mesi. Era già stato scelto il nome Lou. La causa della morte è stata attribuita a un'overdose da farmaci, forse intenzionale. Perché? Sebbene ciò al momento non sia ancora stato confermato, le riprese di videosorveglianza, insomma, non confermano niente. Il marito di Lucy, Sam Strand, era via da diverso tempo e si è preoccupato quando non è riuscito a mettersi in contatto con sua moglie. Ha cercato subito di tornare a casa, ma la voragine si è verificata in concomitanza con il suo arrivo. In quanto riemerso, Sam fu l'unico superstite dell'esplosione, questo lo sapevamo. Dal momento che la defunta era la moglie di un importante membro della Bridges, a sua volta figlio della stessa presidente Strand, il sostegno dell'opinione pubblica verso l'organizzazione subì un calo drastico. In molti hanno criticato la gestione della situazione, ok. Alcuni credono che Sam Strand sia coinvolto nella morte di sua moglie e che debba rendere conto della sua posizione. Nonostante il sostegno incondizionato nei suoi confronti da parte dell'amministrazione della Bridges, con un gesto che i suoi colleghi vedono come un'assunzione di responsabilità, Sam ha rassegnato le dimissioni dalla Bridges. La sua ubicazione al momento è ignota. Quindi capite, ragazzi? Nonostante la Bridges credeva in Sam, Sam ha tagliato i ponti. Ho appena concluso la mia prima seduta terapeutica con Sam Strand. Il paziente non è favorevole al trattamento. La madre adottiva di Sam, la presidente Strand, quindi adottiva, ragazzi, si è rivolta a me sperando che potessi aiutare suo figlio a superare la sua aptofobia. Sam è un caso interessante. Nonostante la sua riluttanza, si rende conto che la sua patologia gli causa e gli causerà molte sofferenze. Ho il sospetto che abbia origine in un trauma infantile, ma sfortunatamente abbiamo solo scalfito la superficie e non sono nemmeno in grado di formulare delle ipotesi. Che questa cosa sia collegata o meno alla sua aptofobia al momento non è certo, ma non sarebbe il primo a manifestare fobie per via delle sue abilità. Sì, sapevamo che le Dooms, ragazzi, creano fobie, insomma, visioni, tutte quelle cose un po' strane che vede Sam, spesso sono le visioni insomma, portate dalle Dooms, ce l'hanno anche gli altri, cioè, lo stesso X ce l'aveva, eh. Poco dopo la nascita, Sam perse entrambi i genitori e fu adottato dalla presidente Strand. A causa del suo incarico stressante e impegnativo, posso solo presumere che non sia stato in grado di dedicargli sufficiente attenzione. Quindi, la relazione distante con la madre adottiva potrebbe aver contribuito alla sua situazione attuale. Sam è molto restio a parlare di sé, è un individuo estremamente riservato e ci vorrà del tempo prima che si instauri un rapporto di fiducia che lo convinca ad aprirsi con me. Boh, non lo so, è tutto molto complicato. Va bene. Vi volevo leggere queste cose perché secondo me sono state importanti. So che voi volete l'azione, la ciccia. A parte, ragazzi, volete l'azione in Death Stranding? Un po' strana sta cosa, però. Comunque, adesso andiamo a Lake Knot City perché direi che è il caso. Oh, questo non l'avevamo mai visto, eh? Che spiovesse, ma quando ho visto l'ora mi dispiace, dovevo venire prima. Ho un po' di pioggia negli occhi, dammi solo un po'. Io non ce la faccio a considerare Cliff un cattivo a sto punto, ragazzi, perché lui, da quello che abbiamo sentito da Deadman, consapevolmente aveva affidato il suo BB, tra virgolette, il suo neonato, alla cura di Bridget. Non era a conoscenza di quello che faceva la Bridges con quei suoi
esperimenti. Quindi è normale che lo volesse indietro. Chissà che è successo. E forse, probabilmente, ragazzi, oh, mi è venuto in mente sta cosa, visto che aveva la pistola Die Hardman. E se fosse stato Die Hardman ad uccidere Cliff, no? In quell'inseguimento mentre tentava di scappare. Potrebbe essere sta cosa, ragazzi? No, non lo so, boh, è complicato. Comunque, andiamo alle Knossi. Oh, oh, intanto guardate, ragazzi, lì. Che tifone gigantesco. Che nuvolone. Immaginate che in tutto questo e con questo clima io ho fatto tutte quelle consegne secondarie che vi dicevo. In realtà non ho sbloccato tantissimo. Ho sbloccato delle robe potenziate, tipo sacche di sangue migliorate, granate matiche personalizzate, un sacco di roba. Però che non posso ricreare. Quindi dovremmo stare attenti a usarle. Hai un momento, Sam? Si tratta del direttore. Dimmi. Non avrebbe potuto raggiungere la spiaggia di Amelie se non avesse avuto un forte legame personale, giusto? Ho controllato e non ho trovato nulla. Avrei dovuto trovare qualcosa nella rete chirale, una traccia, ma non c'era niente. La sua vita precedente all'incarico con la Bridges è stata cancellata. Il suo nome, il suo passato, tutto. Non si può sapere chi fosse. Allora ho pensato a un'altra possibilità. E se non fossero Amelie e il direttore ad avere un legame, ma il direttore e Clifford Unger? Esatto. E se fosse stato quel legame a permettere al direttore di saltare sulla spiaggia di Amelie? Un eventuale legame tra loro due potrebbe essere il motivo per cui Cliff ha preso in ostaggio anche il direttore. Ma anche in quel caso il dubbio principale non sarebbe chiarito. Come avranno fatto quei due a finire sulla spiaggia di Amelie? Sam, parla Hartman. Perché non è la spiaggia di Amelie. C'è un'altra cosa che dovresti considerare. Un'ipotesi non del tutto infondata riguardo ai fini di Cliff. In qualche modo, per via della rete chirale, le nostre spiagge individuali hanno cominciato a fondersi fino a formare un unico enorme abisso. Se questo processo continuasse, c'è il rischio che le CA invadano il nostro mondo, andando a provocare un Death Stranding di dimensioni senza precedenti. Però i campi di battaglia di Clifford Unger e la mia spiaggia sembrano immuni a questo fenomeno. Appaiono del tutto isolati dal resto. Non si sono mai intersecati con altre spiagge. Ma se ci fosse un altro genere di spiaggia, una che esiste su un piano superiore, e fosse da qui che ha avuto inizio questo processo, e se la spiaggia in questione fosse proprio quella di Amelie? Cliff ha preso il direttore, ma credo che il suo obiettivo fosse impossessarsi della spiaggia di Amelie per sfruttare il suo potere su tutte le altre spiagge e scatenare il Last Stranding. È l'unica spiegazione razionale per le azioni di Cliff. Ecco perché tu lo devi fermare. Se Hartman ha ragione, allora siamo in guai seri. Usare la rete chirale e la spiaggia di Amelie per scatenare il Last Stranding. Higgs cercava Amelie per questo, no? Se è stato Cliff a istigarlo. Sì, tutto torna. Con il Last Stranding potrà finalmente vendicarsi del mondo che l'ha privato della vita e di suo figlio. Tu lo devi fermare, Sam. Devi fare il salto verso la spiaggia di Amelie appena puoi. Raggiungila e salvala. È la nostra unica speranza. Altrimenti siamo spacciati. Sì, ragazzi, si sta facendo tutto molto complicato, però nella testa di Kojima io penso che fosse tutto ben schedulato. Diciamo che questo, ragazzi, io non mi sento che... Cioè non c'ha tutti i torti, oddio, beh, certo, creare l'estinzione della razza umana magari è un po' oltre, però... Cioè, questi gli hanno rubato il figlio, quindi ci sta che questo sia incazzato nero. Detto ciò, è anche plausibile che ci sia una spiaggia superiore, tra virgolette, nel momento in cui è la spiaggia dell'entità istintiva, no? Cioè, Amelie dovrebbe essere la persona più potente del mondo, no? Con i poteri più forti, addirittura in grado di annientare tutti. Ci sta che la sua spiaggia sia un qualcosa di superiore. Guarda come volano le balene. Quando ho scoperto che sarei diventato padre,
Ho avuto tanta paura. Paura di quello che significava. Dovevo essere presente per te e tua madre. Sempre e comunque. Non sarei più potuto andare in missione e rischiare di essere ucciso. Non avrei potuto lasciarvi soli. Non più. Io avevo sbagliato tutto. Tutto quanto. Diventare padre non mi ha reso pavido. Mi ha reso coraggioso. Scusa se l'ho capito solo ora. Non fare lo stesso errore. Sii te stesso. Sii libero. Capitano, devo chiederti di consegnarmelo. Sparagli! Ti ho dato un ordine, sparagli! Lo sapevo, ragazzi, ve l'avevo detto. Ve l'avevo detto che secondo me con la stessa pistola Die Hardman, puntandogli alla Bridget, gli ha detto: era la stessa cosa, dai, su, era chiaro, su, ma avete capito, pure se non so parlare ultimamente. Eccolo Die Hardman. Quindi non era lo snitch che pensavamo, ma semplicemente sono il tuo Die Hardman. L'esecutore dell'ordine di Bridget Strand. Lo sapevo che non ci dovevamo fidare di quella signora. Secondo me Emily e Bridget a sto punto pensano tantissimo. Noi siamo tornati in un'altra dimensione. Quella di Cliff. La sua spiaggia. Ragazzi, avete fatto caso che un capitolo si chiamava Clifford, uno Hunger, Clifford Hunger. Quindi questo è proprio super italiano. L'abbiamo sbloccato in maniera completa. Zitto, zitto. Però, scusate, se lui cercava il BB, ma non possiamo semplicemente consegnargli il BB? Ok, ragazzi, dovremmo essere, penso, nella giungla durante la guerra del Vietnam. Forse sì. Vediamo un po' che ci dicono qui intorno. Andiamoci a prendere le granate. E poi è tutto quello che portavo prima. Sacche di sangue ci servono tantissimo. Deve essere da qualche parte, no? No, zitto, zitto. Vatteli cazzacci tua. Vuole prendere lui. Vedete, ragazzi, queste personalizzate dovrebbero essere più potenti, ma nello stesso tempo mi fanno perdere molto più sangue. Dove siamo in questo momento? Stiamo durante la guerra del Vietnam, ragazzi. Nella giungla, vedete? Ricordiamoci che questa spiaggia dove ci sono questi soldati che lottano e tutto è il prodotto, insomma, della mente, insomma, delle sensazioni, dei pensieri di Cliff, che comunque è tormentato da tutto quello che ha vissuto. Un po' come se fossero i fantasmi, ragazzi. Zitto! vabbè, allora piangi, piangi. Usiamo la psicologia inversa. Tra l'altro lui c'ha... esatto. Volevo dire che lui ha gli occhiali per vederci
di notte. E di nuovo la ragnatela. CA, l'abbiamo capito, non è un fantasma, però per vivere in questi queste spiagge tra virgolette, no, sappiamo che devi essere un'anima che però per tornare nel mondo dei vivi devi avere il corpo, e per quello che è una cosa che non ci quadra con Bridget. Questa, ragazzi, è la cosa strana che non ci fa capire niente. Per quello pure il diario di X. Dove sei, Roma? Bibi? Però sparo con il mio sangue, sta cosa non va bene. Siamo sotto tiro. Ah no, ecco, così l'ho fatto. Ah ah. Chi è che mi spara? Da dove soprattutto? No, dai! Dai! No, no, che fuoco di copertura, vatteli cacchiacci tu, eh. Io, ragazzi, per quello è importante capire le parole di X, con non le ha visto negli occhi, non è annusato la cenere. Cioè, a me mi sembra lampante. Forse se non avessimo trovato quel diario e tutte queste cose, ragazzi, non l'avremmo capita. Però ragazzi, quello che è certo è che quello che ha fatto Bridget con i BB, cioè è qualcosa di veramente ignobile. E infatti la chiave per riattivare Edge Not City, se vi ricordate, aveva la forma di un BB, cioè almeno di il case, no? E invece perché? Perché in pratica all'inizio, la prima spedizione, quella che ha fatto da sola Emily, cioè per creare la rete chirale, hanno usato proprio questi BB. Eccolo, eccolo. Sto concentrato, ragazzi. Veramente, sto maledetto è il più cattivo da tanto motivarsi. Abbiamo fatto così 250.000 volte. Questo tipo di gameplay non è manco male, manco fatto male, cioè. Mannaggia, è un mio cruccio, è bello consegnare i pacchi, sì, tutto, però. Non ti avevo visto, scusa, ma voi vi nascondete nella verdura qua, ma che è? Che stai al. Orco 2! Dai il colpo di grazia. Vai. Mio Dio, ragazzi. Mio Dio. Bibi, ce ne andiamo da qui. Te lo prometto.
Ridammi il mio bambino. Tu sei Clifford Unger. E tu chi sei? Sei tu il padre. Mi hanno detto che ti chiami Sam Porter. Ma tu sei Sam Bridges. Il mio ponte per il futuro. Sam, tu riunisci le persone. Sei il loro ponte per il futuro. Dai, Sam. Alzati. Io devo eseguirli. Devo farlo. Però in guerra eri tu il mio superiore. E la tua famiglia non si merita tutto questo. Perché mi stai aiutando? Se ti scoprono? Perché tu mi hai salvato la vita, capitano. E non solo una volta. Quando il comando ci aveva spedito in quell'inferno, sei stato tu a riportarci a casa. Sì, questa era una prova a non piangere, veramente. Cioè, lacrime virili. Io ho capito tutta la storia di Cliff a sto punto. Cioè, un uomo che si era affidato alla Bridges, vedete, è stato fregato dal punto di vista del progetto dei BB. Cioè, ragazzi, che sia questo il momento in cui Cliff si è riunito con il BB e abbia accettato un po' questa sorte. Fatemi sapere ovviamente che ne pensate, perché io leggo tutto, come sapete, eh.